un set cinematografico dove la commemorazione diviene realtà, suggestivo, emozionante, travolgente il percorso che ha condotto il popolo di Dio venerdì lungo la via della passione, tra la meditazione e la rappresentazione messa in scena dagli attori dell'associazione San Mattia Onlus, guidati dal parroco della Santa Maria Libera Nossa Scandalis, Don Vittorio Zeccone. L'itinerario partito da Piazzale Europa ha accolto migliaia di fedeli, tutti pronti ad assistere e poi partecipare alla commemorazione del Calvario di Cristo. Si è ricordato e adorato l'uomo straordinario, il Figlio di Dio. La nostra troupe ha registrato le seguenti immagini. È lui, è il maestro, che rende tutto così speciale. Non c'è altra spiegazione. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io osservo i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Abba, Padre, che sei nei cieli, sia fatta la tua volontà. Non indurmi in tentazione. Liberami dal male. Tutto è possibile a te. Allontana da me questo amaro calice, però non ciò che io voglio, ciò che vuoi tu. Tradisci il Figlio dell'uomo. No, non mi incanti più con le tue prediche. Guarde, arrestatelo. No! Non la morte della Geria! Non la morte della nessuna morte! Ah! Ah! E adesso dobbiamo condurla dal sommo sacerdote Caifa! Dunque, Gesù! Rabbì! Maestro! Signore! Guardia, presto! Andiamo dal governatore Pilato! Dunque, su cosa volete che mi esprima? Qual è il capo di accusa che muovete contro quest'uomo? Non parli più, Gesù! In uno spirito di costante preghiera, le migliaia di persone intervenute hanno seguito l'itinerario durato circa 3 ore. La Via Crucis vivente è stato un momento di partecipazione totale della cittadinanza alla vita cristiana. L'impegno che hanno profuso i ragazzi è stato premiato soprattutto perché è arrivato nei cuori un messaggio di speranza. La morte di Cristo per i cristiani non deve essere un momento di tristezza, ma un momento di gioia. Il sacrificio di Dio fattosi uomo
per salvare il mondo dal peccato. Ti dico, oggi sarai con me nel paradiso.